Continua la serie delle interviste dedicate all'eccellenza. Siamo in compagnia della dottoressa Anita Lomastro che è esclusivista per quanto riguarda l'Italia e altri quattro paesi della distribuzione di Excellence. Allora, intanto dottoressa Lomastro, diciamo quali sono gli altri quattro paesi in cui Excellence è presente e soprattutto che cos'è questa rivista meravigliosa. Excellence sarà presente con il prossimo anno eh, in Libano in Kazakistan, in Senegal e eh, in Marocco. Attualmente è distribuita nel nord Europa, è edita in Svizzera da una famiglia di origini italiane, eh, ormai naturalizzata in Svizzera, però che ha la passione per l'eccellenza italiana. Non a caso ha diversificato i suoi investimenti realizzando Excellence che viene distribuita gratuitamente in tutti i contesti 5 Stelle dagli alberghi Luxury. a eh, tutti i contesti istituzionali e di lobby. Attualmente Excellence in Italia è stata praticamente ehm, naturalizzata come rivista dell'eccellenza per uh, la Camera di Commercio e distribuita con il, sempre con il prossimo anno degli accordi stilati eh, nelle 147 sedi della Camera di Commercio nel mondo italiane all'estero. Successivamente verrà distribuita a, a Lice, che è l'istituto del commercio estero, sempre a supporto delle imprese e delle aziende italiane che vogliono fare network, internazionalizzare i loro brand e in alcuni casi localizzare anche la produzione, sempre per sopravvivere a tutto ciò che ormai è eccellenza, non lo è più come l'hai pensato, dottoressa Nata, ma è diventata sopravvivenza. Dunque questa rivista non è il lusso inteso al gioiello piuttosto che alla bella macchina, è il lusso inteso come eccellenza italiana, dunque dal food al fashion, passando anche per i capitani di industria, gli imprenditori, i top manager istituzionali, perché tutto è eccellenza ed espressione del Made in Italy. Eh, diciamo per chi ci segue la, la cadenza, la distribuzione di excellence e soprattutto dove si può trovare. Allora, Excellence, come ribadisco, è una rivista che viene distribuita gratuitamente con accordi che vengono regolarmente stilati o istituzionalmente o a livello diplomatico. Dunque, lo si trova di base nelle salette Lange VIP a livello internazionale, oppure si trova nelle sedi delle ambasciate, nelle sedi ovviamente dell'Istituto del Commercio Estero nelle sedi della, eh, del Ministero dello Sviluppo Economico perché ovviamente è un altro nostro diciamo, eh, supporter per la distribuzione e per il sostegno delle imprese e con Invitalia che è un'azienda sempre importante italiana eh, partecipata dal Ministero eh, del Tesoro volta proprio a sostenere le aziende che vogliono fare in questo caso incoming per diversificare gli investimenti in Italia e sostenere le aziende italiane. Ricordiamo al momento due uscite ma uh, che hanno intenzione di diventare di più. Dal prossimo anno saranno tre annue perché c'è stato di recente l'accordo con la famiglia Altani che ci permette la, diciamo, la copertura anche del Middle East, in questo caso dei sette Emirati. E su, eh, successivamente, dopo novembre, in Cina, perché attualmente è stato stilato un accordo con il governo cinese per realizzare il polo del lusso e delle eccellenze, sarà la rivista ufficiale. Grazie, noi ringraziamo la dottoressa Anita Lomastro e perché qua questo segmento di intervista è veramente tutto e naturalmente di qui avrà inizio la nostra rubrica che oggi è stata uh, inaugurata proprio qui da Roma, all'Enoteca Spiriti e noi siamo felici anche di questa accoglienza, di questa meravigliosa ospitalità. Grazie.